Allora invece, cari amici all'ascolto, siamo in compagnia di Christopher Bacco, il sound engineer di Studio 2 di Padova. Ciao, buonasera. Ciao, ciao a tutti ragazzi, grazie dell'invito. Buonasera, appunto, benvenuto qui su Radio Beat Music, come va? Va bene, dai, siamo in fase di produzione altissima, impegnati ma contenti. Parlando inizialmente di te, ti chiedo come ti sei approcciato invece tu proprio al mondo musicale, appunto per arrivare poi a parlare di Studio 2. Guarda, il concetto è un po' difficile da spiegare perché è una cosa, l'approccio al mondo musicale ce l'ho sempre avuto dentro, quindi no, non, fino a, da quando ho memoria, non ricordo il momento preciso in cui ho avuto la passione per la musica, però di sicuro da bambino e poi crescendo ho iniziato a fare il DJ, la passione per i dischi, mettere i dischi, la chitarra. Boh, tanti tanti piccoli sentori che mi hanno fatto capire che avevo questa passione per la musica e poi un bel po' di anni fa ho iniziato a provare a fare questo lavoro, che è un lavoro dietro le quinte, qui ti metti al servizio di canzoni che non scrivi te, ma che puoi comunque modificare, cambiare e lavorare di squadra. E lì ho capito che la mia passione era proprio quella di stare in uno studio di registrazione, insomma, ecco, questo qua era più o meno il concetto. Tra l'altro è un lavoro molto difficile e impegnativo. Ma lavori facili non esistono, Sì. la difficoltà di questo lavoro è che è una somma di più lavori, secondo me, questo è un po' il concetto, nel senso che poi io faccio il produttore, quindi è un po' diverso dal sound engineer, nel senso che poi devi andare ad avere le conoscenze del sound engineer, del produttore, quindi tutta la parte musicale, strumentale, l'arrangiamento, di produzione, è un mix di cose che lo rende difficile il mio lavoro, diciamo, quindi andare a sapere, avere molte informazioni su molti strumenti, su quello che è l'outboard dello studio, su quello che è il mood della musica in questo momento, avere molto ascolto, molta conoscenza musicale, molta inventiva, creatività, l'approccio con l'artista, la psicologia, l'approccio sulle canzoni, insomma, è la somma di vari lavori che rende difficile questo unico lavoro. E parlando appunto di Studio 2, com'è nata invece l'idea? Ah, guarda, Studio 2, l'idea è nata che praticamente tanti anni fa avevo iniziato con questo studietto dietro casa, come fanno tutti, già dopo aver fatto il DJ, dopo aver fatto mille cose, però come studio di registrazione avevo questa piccola stanza dove, che era il primo laboratorio di mio padre, che era un artigiano, e ci infilai dentro i giradischi, i software, tutta una serie di cose, gli strumenti, e iniziai a registrare in questo studio piccolo in provincia. E dopo qualche anno che eravamo lì, con un paio di amici abbiamo detto ma perché non ci mettiamo a fare il salto di qualità? E niente, abbiamo cercato 2000 lire, ci siamo buttati dentro ad investire ancora nel 2011, è successo questa cosa qui. E poi nel 2015 ci siamo trasferiti qui a Padova con la nuova sede, però insomma sono più di 6 anni, quasi 7 anni che andiamo avanti a fare questo lavoro in studio di registrazione, il team è ben consolidato, però l'idea è venuta dal fatto di voler crescere, vedevamo che la nostra passione era quella, lo studio era piccolo, ci dovevamo ampliare e quindi ci siamo buttati. Poi per fortuna le cose sono andate abbastanza bene, sono sempre in crescita e vogliamo farlo crescere ancora di più, insomma. Prima hai parlato anche di approcciarsi appunto della psicologia dei musicisti, allora ti chiedo anche come bisogna co o come ti devi approcciare con un musicista che vuole registrare per esempio un singolo, un album o comunque proporti un progetto. Ma allora, una volta che noi andiamo a fare accettare, di solito c'è un incontro, c'è una chiamata da parte dell'artista, si fa un incontro, si capisce se da entrambi le parti, noi comunque se un lavoro non ci piace o non è nelle nostre corde, non lo accettiamo, ma per il semplice fatto che se è una cosa che non possiamo rendere a livello delle altre che abbiamo fatto, è semplicemente controproducente, no? E quindi il primo approccio è capire se c'è la reciproca volontà di fare un lavoro con la stessa lunghezza d'onda. Una volta che si capisce che il mood è quello di entrambi e che siamo tutti e due felici di andare in quella direzione, si comincia con il lavoro e lì la difficoltà è poi andare a capire, loro chiamandoti vogliono già lavorare con te, però ti danno anche delle responsabilità che loro sanno che ti stanno dando sulla modifica, sulle voci in capitolo del brano o dell'album che sia. Però sai che gli artisti sono gelosi giustamente del loro operato, quindi comunque per alcuni artisti è più difficile lasciare carta bianca al produttore
ovviamente non che scriva il testo, però carta bianca nel fatto dei suoni o di vedere un po' l'arrangiamento assieme, e quindi i vari tipi di comportamento sono diversi in base alla persona che è davanti. Poi se c'è una persona più aperta e libera, che gli piace lavorare di squadra, e la persona magari un po' più chiusa, dove devi andare a dire le cose in una certa maniera, sempre in funzione di far bene, bene, bene il lavoro di questo artista, perché comunque se loro ti pagano e ti chiamano è perché vogliono che sia tu a portare al massimo, a esprimere al massimo quello che è la canzone all'album. Quindi i vari spunti psicologici è sempre in base alla persona che è davanti, però il filo conduttore di tutti è che il disco, il singolo, quello che sia, vada al 100% con la persona che loro hanno scelto per produrlo, per registrarlo e produrlo, insomma. Questo è un po' il concetto. E ti chiedo anche, quanto è importante il tipo di strumentazione che si utilizza nel vostro studio appunto per la produzione? Ma allora, è molto importante. Io comunque ogni singola cosa la vedo, che sia il software, che sia lo strumento, che sia il microfono, li vedo semplicemente come mezzi per raggiungere un obiettivo. Ovvio che se hai dei mezzi buoni l'obiettivo lo raggiungi in maniera migliore. Gli strumenti sono importanti, non bisogna troppo, è il solito discorso di compromessi, sono importanti ma fino a un certo punto. Prima di tutto ci va la materia prima. In questo caso la canzone, l'artista, il brano, l'album che sia, e poi di conseguenza se hai buoni strumenti è tutta una catena, no? Fatta di particolari. Particolari in questo caso la somma dei particolari va a fare la differenza, no? Alla fine del processo. Sono importanti ma non fondamentali, perché quando hai un'idea basta veramente poco per esprimerla. Ovvio che il mio lavoro è portarla a esprimere al meglio, quindi per me sono importanti, ma fino a un certo punto sempre, no? Do sempre prima il lato umano e artistico che quello tecnico e diciamo fisico, no? Toccabile. Poi se le due cose si incontrano e gli strumenti fighi, la canzone figa, il personaggio ottimo, e allora lì si sta al top. E prima hai detto appunto invece che state anche già lavorando ovviamente a dei progetti, puoi dirci già a cosa state lavorando? Sì, stiamo lavorando a parecchi dischi, stiamo facendo 3 dischi d'esordio, tra cui l'Electric Ballroom, che andrò a masterizzare ad Abbey Road, quindi tornerò ad Abbey Road per la seconda volta nella mia vita, qui a fine mese, band di Biella, molto bravi, cantante donna, duo molto Black Keys con cantante femminile, per capirci. Sto lavorando un altro disco d'esordio degli Off Topic, band di Firenze, molto molto bravi. Giovanissimi, 19 anni, ma con uno stile veramente incredibile, un rock che assomiglia agli Highly Suspect, come potrebbe essere a un boh, non saprei neanche descriverlo, perché è un mix di generi tra l'acustico e il rock, ma non pesantissimo, una cosa ibrida nuova, molto americana secondo me. Però ci sta dando anche quel tocco brit che a me piace sempre. E stiamo lavorando al disco dei Laser, che è una band di Vicenza invece questa, che è molto grunge, gli Outwave, band di Padova, e sto finendo, uscirà spero prima o poi, a breve, perché siamo con le ultime trattative, il disco di Marco Cocci, ex Malfunk, che boh, penso sia il disco più bello che ho fatto finora, ma lo sentirete quando uscirà. E uscirà venerdì il singolo nuovo di Moplen, che è una band di Padova molto 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 simpatica e interessante, pop italiano. E niente, sto lavorando a 1000 progetti, però appunto la difficoltà è mantenere l'equilibrio fra tutti questi progetti, per mantenere anche la qualità e l'entusiasmo tra i musicisti e lo studio. Posso immaginare. E ti chiedo anche allora, qual è il tuo gusto musicale, sulla musica, sulla discografia appunto italiana moderna? O cosa ne pensi? Quindi la domanda sarebbe: cosa ne penso della musica cantautorale o italiana odierna? Esatto, mettiamola così, Ok, ho capito piazza. bene. Allora, abbiamo appena vinto un premio Tenco, non noi ovviamente, abbiamo scritto i brani, però l'abbiamo registrato con Fabio Cinti, con il disco La voce del padrone, hanno dato mezzo sentire, e infatti faccio i complimenti a Fabio perché si era meritato tutto questo premio. E quindi ho visto da vicino poi questo ambiente del cantautorato e della scena italiana. Penso che ci siano buoni spunti, vorrei arrivare a un punto nella vita in cui si possa paragonare un cantautore moderno a un grande cantautore del passato senza dire che è intoccabile il paragone.
questo è un po' il mio concetto, piacerebbe sentire un buon cantautore, della buona musica italiana, poterla paragonare alla grande musica del passato senza sentirmi in difetto. Ci manca ancora quello scalino, ci manca ancora quella sensibilità, però stanno uscendo veramente delle buonissime nuove leve. Mi sembra che ci sia un metodo di scrittura che ha cambiato completamente il tipo di concepire, la maniera di concepire la canzone italiana oggi, e sta andando bene. La roba bella, secondo me, è che questa musica italiana indipendente, la nuova leva è tutto, ormai non è più indipendente, però per capirci, fa parte anche degli autori mezzo, quindi non c'è più la solita lobby di autori, ma stanno crescendo anche queste nuove realtà dove comunque i cantautori, la scena italiana, sta diventando anche autori per la scena pop consolidata. Si sta mischiando un po' le carte in tavola, è un po' strano, ma secondo me è un buon segno perché c'è stato un po' destabilizzante per il mercato italiano ed è una cosa buona. Sarebbe bello vedere un giorno artisti italiani cantare in inglese su contratto major, questo sarebbe il sogno, però forse siamo ancora è troppo prematura come cosa. E tornando invece a parlare di Studio 2, dove si possono trovare tutte le vostre informazioni? Ma allora, c'è il sito che è studio2club.it con il 2 in numero. C'è Facebook come Studio 2 Recording Studio, Instagram Studio 2 Recording, e si può googlare Studio 2 e bene o male ci trovate, perché siamo l'unico studio a Padova che si chiama così, e in Italia penso che si chiama così. E ci si trova, ci si trova. Si trova al bar, di sicuro mi trovate. E no, dai, si può trovare, ci sono informazioni un po' ovunque, abbiamo un meraviglioso ufficio stampa che ci tiene aggiornato tutto quanto, quindi siamo sempre al passo coi tempi, ecco, mettiamola così. Dai, io invece per il momento ti ringrazio, ma alla prossima. Grazie mille a voi, grazie dell'invito.